Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Lamezia, al chiostro Caffè Letterario a Piazza San Domenico, in compagnia di un nostro amico che è appunto Antonio Saffioti, vicepresidente di Fish Calabria, che è la Federazione Italiana Superamento dell'Handicap, per un incontro voluto proprio da lui, che è inclusione sociale e disabilità, che appunto incontra i giovani lamatini. Si è tenuto da pochissimo, c'erano molte persone, si sono affrontate varie tematiche, tu hai dato là per aprire un dibattito sull'inclusione, su quelli che sono i problemi non soltanto delle persone disabili, ma di tutte le minoranze, direi io, ma anche la società in generale, che alle volte è cieca di fronte alla disabilità e alle disuguaglianze. Allora, innanzitutto ci tengo a precisare che le iniziative che si svolgono qui al chiostro non sono organizzate solo da me, ma da tutta la Fish Calabria che io rappresento. Facciamo questa attività al chiostro all'interno di un progetto che si chiama Caffè Letterario, che ha lo scopo di valorizzare un luogo storico come il chiostro di San Domenico. Come Fish abbiamo deciso di trattare quasi per primo il tema dell'inclusione sociale, perché è un tema basilare per noi. Purtroppo però in Italia non viene applicata la convenzione ONU, che è legge dello Stato e si basa proprio sull'inclusione sociale delle persone con disabilità, perché grazie all'inclusione molte disabilità possono scomparire e non esistere più, almeno giuridicamente ed economicamente parlando, perché una persona con disabilità inclusa può lavorare, essere utile per le altre persone e finisce di diventare un costo, ma diventa una risorsa e poi fa meno paura alle altre persone. Guarda, io Antò, io ho sentito una cosa molto bella che hai detto questa sera. Tu hai voluto sottolineare anche l'aspetto scolastico, parlando che la tua famiglia insisteva sul farti studiare, e invece ci sono delle situazioni dove viene assegnato un insegnante di sostegno addirittura per far superare magari l'anno al ragazzo, giusto magari per prendere il titolo, e quindi non inserirsi in ambito sociale e lavorativo, come invece hai fatto tu e stai facendo tu, perché è un po' come se si volesse regalare qualcosa. Tu invece, con la tua esperienza, vuol dire che la cosa te la devi guadagnare, e quello che poi ti hanno spiegato tutti i genitori è questo, cioè farti guadagnare proprio la stima di te stesso e la voglia di studiare, e quindi guadagnarti quello che la società non ti regala, perché per te magari è più difficoltoso, però bisogna metterti in condizione di studiare, di lavorare e di contribuire alla società con questi processi disabilitanti, tu dici, che invece disabilitano proprio la possibilità di essere invece abile. Sì, io ho basato la mia vita sull'istruzione, prima di tutto, quindi mi sono pure laureato, e subito dopo laureato ho anche lavorato
quindi mi sono reso utile ad altre persone. Ora, purtroppo la mia disabilità non mi permette di lavorare, ma grazie alla mia inclusione sociale cerco di rendermi utile non solo a me stesso, ma alle altre persone disabili, alla società tutta. Quindi non mi sto in casa da allettato, anche se questo dovrei fare per le mie condizioni, ma cerco di fare col mio picco molto per la società. Tra l'altro, una cosa che mi ha molto colpito, oltre alle slide della tua presentazione, dove ricordavi ad esempio la persona di Don Franco Barbero, dove, di Don Gallo, scusa, di Don Gallo, e addirittura dicevi che invece di stare in casa, invece di coprirti come magari ti consigliano i tuoi genitori, tu rischi, ci metti la faccia ed esci perché hai voglia, insomma, di dare il tuo contributo. Facevi anche una similitudine con le altre minoranze, che sono ad esempio, non so, i migranti, la comunità LGBT e tutte le altre persone che invece si sentono stigmatizzate dalla società perché la società li vorrebbe esclusi, ma in realtà insieme, tu hai detto, io frequento la comunità LGBT, voglio andare in discoteca, voglio uscire, voglio frequentare delle ragazze, voglio vivere, e questo è il tuo inno alla vita? Sì, hai colto bene la mia filosofia di vita. Dico che in questo periodo storico, come ho detto pure prima della presentazione, noi che viviamo una diversità dobbiamo fare rete, perché con l'unione si fa la forza. Vi faccio un esempio. Quando io vado in discoteca a queste feste, sono quello che attira di più le persone LGBT qui ha. Quindi io in un certo senso ci avviciniamo a vicenda, perché viviamo la stessa esclusione sociale, anche se io sono profondamente cristiano. Ci tengo a dire che secondo me Gesù, se sarebbe vissuto adesso, avrebbe fatto come farò io domenica, si sarebbe iscritto ad Arcigay, avrebbe partecipato agli incontri dei Nafici. Politicamente penso che l'avrebbe pensata pure come me. Scusa, tu hai anche detto una cosa, hai richiamato Pasolini, e Pasolini è quello che, l'abbiamo detto prima, diceva di andare in giro e scandalizzare, ma non scandalizzare nel senso di fare cose sbagliate, nel senso di sconvolgere le coscienze, risvegliare le coscienze, un po' quello che faceva Gesù con gli apostoli, cioè lui cercava di svegliare quelle coscienze sopite dove c'erano i famosi farisei che dicevano quello che era giusto e leggevano in maniera giusta ed erano i primi sempre, invece lui voleva rivolgersi agli ultimi, agli emarginati, alle persone escluse. Sì, è proprio questo è l'obiettivo in questo preciso momento storico, in cui invece andare avanti si sta andando molto indietro
quindi dobbiamo essere noi a far valere i nostri diritti. Io sono risposto con gli altri esclusi pure a scendere in piazza per dire la nostra, ma questo non basta, dobbiamo essere noi a far capire agli altri che non siamo diversi e che non siamo un pericolo per la società, ma una risorsa. Io penso sempre al fatto che, secondo me, ai migranti che vengono in Italia e che non ci invadono perché la grande bufala quella dell'invasione, io secondo me dovrebbero essere valorizzate e si dovrebbe imparare un lavoro, perché possono essere una grande risorsa, e lo sono per noi che viviamo una disabilità, perché possono diventare dei buoni assistenti personali. In più, se si amplierebbe in Italia il discorso degli SPRAR, si potrebbero creare tanti posti di lavoro. Vi faccio un esempio: in uno degli SPRAR di Lamezia lavorano quasi 80 giovani lametini. Se si estenderebbe questo modello in tutta Italia, secondo me, invece di avere paura dei migranti, avremmo grande amicizia con loro. Io nella mia vita ho avuto molti assistenti italiani, però vi dico che negli ultimi anni in cui ho trovato un assistente senegalese mi sono trovato ancora meglio, perché diversità ci arricchisce. Per esempio, io quando parlo con lui mi scordo del suo colore, lui si scorda della mia disabilità, e grazie all'amicizia con me si è potuto ricongiungere con la sua famiglia, che da due anni, no, da un anno vive ormai con lui. Con questo non voglio dirvi che sono razzista verso gli italiani, ma voglio dirvi che non c'è differenza di colore e di condizione fisica, basta che noi lo vogliamo. Hai detto la parola che secondo me racchiude tutto, cioè bisogna volerle le cose. Tu nella tua presentazione hai detto che niente è impossibile, soltanto se tu vuoi che sia impossibile e ti metti dei limiti. Tu, malgrado i tuoi limiti, come ognuno di noi ha dei limiti nelle sue umanità, cerca di superarli. Non ti ha fermato la tua nuova esperienza della trachea, vabbè, insomma. Ok, l'hai detta tu. Anzi, hai dovuto raccontarvi, imparare di nuovo a parlare, imparare a respirare. È stata una prova grossa. Però hai detto che adesso c'hai addirittura ancora più voglia e più forza di metterti in gioco e di andare avanti, fino a quando, insomma, sarà possibile.
Hai anche dato delle chicche di esperienze nuove che farai, hai parlato di un libro, hai parlato di teatro, hai parlato di qualcosa che ci sarà con la fiscia 8 ottobre, insomma non ti ferma nessuno, Anto. Purtroppo devo dire che all'inizio non è stato facile adattarmi a questa nuova condizione, però con le giuste accortezze riesco a fare pure più attività di prima. Spero che, come dici tu, non mi batta nessuno, perché ho voglia di dare molto, soprattutto alla mia città, perché non posso viaggiare, se no cercherei di fare qualcosa per l'Italia, però posso fare molto, per la mia città. Non voglio parlare assolutamente di politica, perché nel mio piccolo ci ho avuto a che fare e nel periodo del ricovero ho capito che da una certa vecchia politica è stata usata anche in questi mesi la mia immagine, quindi come cambierò la mia città, soprattutto facendo ogni giorno il mio dovere e facendo rete con le altre persone che la pensano come me e che questa città la vogliono cambiare veramente. Ma non farò mai più l'errore di praticare con le istituzioni politiche, perché secondo me è meglio, è più efficace cambiare il mondo dal punto di vista sociale che politico. E con questo vorrei concludere questa intervista, perché come hai capito la voce è finita. Bene, dai, hai parlato tantissimo comunque all'incontro. Adesso io ci tengo tantissimo a ringraziare te come vicepresidente della FISC Calabria. Voglio anche dire che c'è la possibilità, io non lo sapevo, l'ho scoperto da poco, di aiutare la FISC Calabria Onlus senza spendere nulla. Ogni volta che fai un acquisto o una prenotazione online puoi utilizzare un'app che si chiama Help Friendly App e quindi fai una donazione gratuita. Io vi consiglio di andare su Google, digitare appunto FISC Calabria e Help Free App, che comunque manderemo poi in sovraimpressione nel video, ed è un modo piccolo per poter aiutare e sostenere la FISC Calabria, oltre che contattare Antonio sulla pagina Facebook che anima in maniera assurda, se non parli scrivi, quindi insomma fa di C'è tutto. anche Instagram, Instagram, vedi, ormai pure. YouTube, Twitter. È ovunque. Quindi, ora è stanco, però, se voi cercate Antonio Saffioti su YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, uscirà il mondo. Quindi, Riccardo Cristiano, Liberi TV, La Mezza Terme.